Boss minaccia Berlusconi, se non lascia Monti salta alla regione Lombardia. Sul palco parla solo lui e la piazza fischia e invoca Maroni. Il popolo della Lega invade Piazza Duomo per contestare il governo Monti. Ai militanti arrivati dalle regioni del nord Italia, Umberto Bossi dice che le tensioni interne sono finite e per convincerli manda un messaggio forte all'ex alleato. Berlusconi, la Lega ti chiede di mollare il governo, di far cadere questo governo infame. Oppure la Lega non riuscirò a tenere in piedi, a tenere la Lega, a sostenere il governo della regione Lombardia. Adesso li stanno arrestando tutti i giorni. Calderoli invece attacca Monti e alza la posta. A questo punto la Lega lo mette in mobilità e ci auguriamo che se ne vada a casa, speriamo entro le 10 di marzo. Bossi sfila con Maroni a poca distanza, Rosi Mauro e Marco Reguzzoni, capogruppo uscente. Sono momenti di difficoltà sicuramente, però chi ha avuto la testa ha dovuto usarla. Mi sembra che il mio passo dimostri che abbiamo più a cuore la Padania e l'indipendenza del nostro popolo che non questione di poltrone. Sul palco Reguzzoni e Maroni si sfiorano davanti a Bossi che li invita a fare la pace. E i fischi arrivano anche quando la piazza chiede a Maroni di intervenire, ma Bossi tira dritto. Diventa sfiduciato dopo questo comizio di Bossi o non la sua giunta regge? Assolutamente sì, non solo la mia giunta regge, ma l'accordo c'è. Poi il linguaggio dei comizi può andare alle volte al di là delle intenzioni. Mi sembra che anche le parole di altri esponenti leghisti abbiano chiarito che non si tratta affatto di una minaccia, di una crisi che, ripeto, avrebbe ripercussioni pesanti in tutto il nord, ma nessuno di noi lo vuole e sono convinto che neppure la Lega lo vuole. A questo punto o stacca la spina o se no perde la faccia, perché vuol dire che è l'ennesimo episodio di propaganda leghista che poi non si assume mai le responsabilità davvero di prendere le distanze da ciò che per stessa sua missione non funziona. Out, Monti o Formigoni? Mi sembra che le dichiarazioni di Bossi vadano innanzitutto, abbiano come interlocutore il presidente Berlusconi e la dirigenza nazionale del PDL, sarà loro che risponderanno. Per quanto riguarda la Lombardia, ripeto, noi continuiamo a lavorare insieme sulla base degli impegni assunti dalla Lega e confermati proprio un paio di giorni fa. Bossi che chiede a Berlusconi di far cadere il governo. Dicendo altrimenti insomma, noi faremo cadere la giunta Formigoni. E il suo commento naturalmente su tutto ciò. Ma c'è una cosa strana, Bossi dice a Berlusconi altrimenti faremo cadere Formigoni perché siamo stufi di un governo regionale dove ogni giorno mettono qualcuno in galera. Beh, se siete stufi fatelo cadere perché ogni giorno mettono qualcuno in galera, non subordinate questo a un accordo con Berlusconi, abbia pazienza.